Ciao a tutti. Allora, questo video che vi faccio stavolta è un video un po' arrabbiato, ecco, se volete. Perché? Perché stavolta IKEA, secondo me, se si può dire, ha toppato alla grande. Praticamente cosa è successo? Che io un anno fa, più o meno, ero andata all'IKEA e avevo comperato questi gadgetti qui, credo siano, insomma, che li conosciamo veramente in tanti, ecco, sono quelli che servono per chiudere i sacchetti, no? E praticamente in quel sacchetto poi li ho usati quasi tutti e ne avevo bisogno di nuovo. E quindi quest'anno sono ritornata lì e ne ho comperati dei nuovi. Allora, fin qui tutto a posto. Se non che cosa succede? Che io vado, ecco, adesso chiaramente mi cadono, però li avevo un attimo cercato di sistemare per farvi capire. Vado e mi ritrovo tutti questi gangetti, non so come possiamo chiamarli, così disposti, no, nella loro scatolina, vedete, 30 per Bevara, si chiamano, sapete, i soliti nomi svedesi, ecco, e li ho presi. Non mi ricordo il prezzo perché li ho presi più o meno un mesetto fa, quindi non mi ricordo esattamente il prezzo. Però che cosa vi voglio dire? Che io mi ricordavo che la confezione fosse diversa. Se no che cosa succede? Che siccome io, come dice mio marito, sono una gran monnezzara, mettendoli a posto, ho visto che avevo conservato il contenitore dell'anno scorso, dei gangetti, ecco, dei chiusini, come si chiamano loro, che avevo comprato l'anno scorso. Allora, ve lo faccio vedere così capite subito di che cosa vi voglio parlare. Il contenitore in questione era questo, vedete, Bevara. Sempre, credo che si veda Bevara, sono sempre loro, vedete, c'è sempre il simbolino, chiudi i sacchetti, eccolo. Allora, io mi chiedo una cosa, no? Io adesso di vabbè, la bella bustina, ma di questo bugigaglio qui, di questo bel faraguaglio, che cosa me ne faccio? Cara IKEA, stavolta hai toppato alla stragrande, cioè io non mi ricordo il prezzo, tra l'altro. Qui, in quelli che ho comprato l'anno scorso, ce n'erano 10, qui ce ne sono 30, quindi ce n'è anche di più. Però mi chiedo, cioè questa cosa qui, noi la paghiamo, è plastica che viene buttata. Tra l'altro sono anche particolarmente sensibile all'argomento adesso perché nel mio comune hanno da poco iniziato una nuova raccolta differenziata che è ancora più, diciamo, specifica, quindi faccio ancora più fatica. Però vabbè, cioè nel senso ad abituarmi, no, a capire dove buttare le cose. Però, caspita, questa è plastica buttata, cioè io capisco che devono campare anche le fabbriche di packaging, ma cosa me ne faccio? Detto ciò, vi saluto e meditate, gente. Arrivederci.